associazione, oltre a ringraziare questa associazione sportiva, direi ci sta dando anche un segnale di coraggio, perché il Movimento 5 Stelle a oggi continua a essere, come dire, visto come un ostacolo dalla maggior parte delle formazioni politiche. Invece noi non siamo un ostacolo, siamo finalmente un'occasione che ci consentirà di cambiare questo paese, che ci consentirà di fare una cacciavitella. Questo è il dato di fatto. Il defibrillatore è a 5 stelle, sono anche qui, ce ne siamo accorti dopo, c'erano 5 stelle. Bellissimo. È un caso assoluto, ma davvero. Alla prima consegna ho aperto il pacco che non l'avevo visto imballato e c'erano 5 stelle, ma guarda che roba. È a 5 stelle, perché è, diciamo, l'apparecchio più evoluto che c'è sul mercato, quindi abbiamo strappato un prezzo buono perché si è pagato più o meno come gli altri apparecchi, forse un pochino meno. Grazie a un'azienda che tutto sommato è stata molto disponibile, del resto ha un suo, una sua collocazione etica che parte dagli Stati Uniti, insomma è alla Casa Bianca questo defibrillatore, tanto per darvi l'idea della qualità. È l'unico che c'è sul mercato, quindi non ci sono assolutamente dubbi sulla scelta, perché ce n'è solo uno sul mercato, ed è questo, che ha un feedback doppio. Cioè, quando si fa la rianimazione ti dice se stai andando in armonia con il ritmo che ti dà oppure no. Gli altri defibrillatori ti danno il ritmo, ma non ti dicono se stai andando bene o se stai andando male. Invece lui ti dice, oh, la frequenza la devi aumentare, oppure ti dice, no, la frequenza la devi diminuire. Non solo, ti dice anche stai comprimendo poco o stai comprimendo tanto, e questa è una cosa che non c'ha nessun altro defibrillatore, quindi questo è l'aspetto importante, per cui si guida proprio in tutto il percorso. Ma cavolo. Poi ci sono le istruzioni, la manutenzione è molto banale, ogni 4 anni va cambiata la batteria, costa 140 euro, si fa una cena tutti insieme anche come movimento e ci si autofinanzia dopo 4 anni, se si usa va cambiata la batteria, se si usa in maniera appropriata ce la danno gratuitamente la ditta, se si usa in maniera non appropriata allora no, qualche differenza c'è fra appropriato e non appropriato, se si usa in corso di arresto cardiaco è appropriato, se si usa come un balocco non è appropriato, insomma questo è il senso, se si usa tutte le volte e si vede svenire uno non va bene, insomma questo è il senso, prima si fa il percorso, chi ha fatto la formazione lo sa, eccetera. Quindi diciamo, e se per caso, speriamo di no, che non succeda mai, ma se succede, si usa in maniera appropriata e c'è una resuscitazione, la ditta ne regala uno al resuscitato e poi sceglie a chi darlo. Quindi è proprio un'azienda, che io non mi ricordo neanche il nome, però è un'azienda etica, Earthside mi sembra. Quindi ecco questo aspetto. Giusto per ricordare. Non abbiamo parenti. No, non si conoscono, no, effettivamente noi non li conosciamo. Etico al 100%. Giusto per ricordarselo, l'apparecchio deve essere collocato in un posto preciso, questo posto preciso va comunicato al 118, accanto alla sede dove è posizionato il defibrillatore ci deve essere l'elenco di coloro che hanno fatto il corso e che sono gli esecutori, e gli va comunicato anche l'elenco al 118, e il 118 deve avere la mappatura sia degli esecutori che sanno fare e hanno fatto il corso per appunto usare il defibrillatore fatto col 118. Sappiamo che su Arezzo, vi do questa informazione, ho parlato io con i colleghi del 118, fanno dei corsi a un prezzo direi ragionevole, a differenza di altre agenzie che invece ci speculano, perché diciamoci, chiedere 100 euro a testa per formare 20-30 persone è una speculazione, mentre l'USL di Arezzo tramite il 118 lo fanno con 300 euro per 20 persone, quindi viene fra le 10 e le 20 euro a testa, quindi è una cosa abbastanza ragionevole come prezzo,
Noi in consiglio sulla legge si è insistito perché le aziende lo facessero gratuitamente. Si è trovato questa mediazione, mettiamola così, che è possibile anche farlo a un prezzo ragionevole. Ah, il kit pediatrico, nel caso che ci fossero bambini sotto 25 kg o sotto 8 anni, dovremmo avere un kit specifico. Gli elettrodi, che sono adesivi anche per quel caso lì, sono associati a una batteria che dà una carica inferiore, perché certo, i bambini hanno bisogno di una carica inferiore in caso d'arresto cardiaco, non si posizionano nello stesso modo che per l'adulto, che è destra-sinistra nell'adulto, nel bambino è davanti-dietro il modo per posizionarlo. È un kit specifico, costa 100 euro più IVA più 10 euro per averlo con il corriere entro 24 ore. Quindi anche questo si potrebbe fare un'altra cena, noi ci mangia parecchio. Questa è la questione. Grazie dell'atto di coraggio, grazie di averci permesso di fare questo tipo di azione. Si tratta di atto di coraggio, si tratta solamente che una società sportiva, diciamo così, che è qui nel territorio e ha la possibilità di avere un defibrillatore, non esiste il discorso politico, esiste solo un discorso etico. Bravo. Quindi noi ben volentieri veniamo qua a prendere un qualcosa che può salvare le vite. Quindi, bravo. Grazie a voi, grazie alla nostra dirigente che ci ha proposto la cosa, che fa parte del movimento. Indipendentemente, nella nostra società ci saranno persone che faranno parte anche del vostro movimento, o perlomeno votano il Movimento 5 Stelle, come ci sono persone che non lo votano. Questo non vuol dire niente, esatto, significa solo essere in una comunità, e ci fa piacere che bravo, così avete fatto questa giornata, e quindi noi vi ringraziamo. Grazie. Grazie. Bambini e lo sport nella vita è la cosa importante, perché sono il nostro futuro. Grazie. Aspetta, manca la sala. È un onore poter restituire quello che ci danno e che pensiamo non sia dovuto. Questa è la base. La politica si può fare benissimo con molto meno. E ne diamo la prova tutti i giorni. Pensiamo che sia un discorso che deve partire prima di tutto dall'etica e dalla responsabilità. Noi abbiamo questi nostri 5 consiglieri che hanno dato una prova tangibile di come si possa veramente fare bene anche della collettività. Si può fare politica con quello che loro prendono e quello che noi diamo e ridiamo nei territori. Noi, dal punto di vista come portavoci nazionali, rinunciamo a gran parte dei nostri stipendi per poterli ridare ai cittadini. Lo diamo alla piccola e media impresa, per la quale ogni piccola attività che si rimette in moto sono 2,5 posti in più di lavoro, 2,5 occupati in più di lavoro. È un modo molto semplice, tutto sommato, per far capire qual è la differenza tra chi fa politica per sé e chi fa politica per gli altri. Quindi per noi è un onore, come diceva prima il nostro titolare della squadra di volley, la vita non ha colore, non, la vita e il futuro non hanno colore quando uno lavora per gli altri, lavora per gli altri. Quindi per me oggi essere qui è un grandissimo piacere, è un grande onore. Ringraziamo i nostri 5 consiglieri del 5 Stelle, ma ringraziamo tutti coloro che, come voi, tutti i giorni si applicano per portare avanti questo pensiero politico nuovo. Sono un po' emozionato. Grazie. Facci vedere. Ma il 17 giugno, il prossimo 17 giugno è esattamente un anno che siamo, grazie al supporto di tutti gli attivisti che si commuovono, che siamo stati, come dire, messi, insediati in questa istituzione regionale. In 6 mesi, dal giugno del 2015 al marzo del 2016, abbiamo raccolto 120.000 euro. Sono soldi vostri, nostri e vostri, che stiamo restituendo. Niente di più. Sono soldi che servono a dimostrare che la politica, come abbiamo già detto, ma lo voglio ribadire, si fa con poco, si fa con la passione, si fa col sacrificio che non pesa. Quindi ecco perché sempre più, come dire, con soddisfazione continuiamo tutti i giorni
andare a affrontare delle problematiche che sono quelle di altre persone che avrebbero potuto fare benissimo quello che facciamo noi, perché l'abbiamo dimostrato, noi lo facciamo e loro non lo fanno, e sono quelli che presto li mandiamo tutti a casa. Politica deve tornare ad ascoltare e in questo paese a restituire. Dobbiamo restituire perché dobbiamo dimostrare che in questo paese i soldi per la politica sono eccessivi, siamo il paese che guadagna di più come politici rispetto a tutti i paesi europei, non europei. Quindi, per concludere, il Movimento 5 Stelle salva il cuore, salva la vita e cambierà questo paese. Grazie.